Primo video del nuovo anno e ho pensato in questo video di ritornare a parlare di yoga, era qualche video che non lo facevo, e quale modo migliore per parlare di yoga se non trovare, cominciare a capire quali sono le tecniche per come uscire dalle sofferenze. E vi ricordate, ho parlato qualche video fa dell'origine delle sofferenze, no? Di quelli che vengono chiamati klesha nella filosofia dello yoga, e vi avevo detto che c'erano dei modi per superare queste difficoltà, no? Per mettere in stato dormiente le nostre basi della sofferenza. Oggi cominciamo a guardare come si fa. Il mio nome è Davide Barchi, aiuto le persone e le aziende a crescere ed evolvere, lo faccio con lo yoga, la meditazione, l'aikido e il counseling, lo faccio a Contatto, uno spazio nel quale ogni anno entrano circa 300 persone che come me ricercano la felicità. Se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale e vi ringrazio anche perché siete in tanti da quando ho iniziato a fare questi video che continuamente vi iscrivete, perciò questo mi dà forza e mi aiuta a continuare a fare questa mia scelta di pratica del condividere la mia esperienza assieme a voi. Un vero piacere. Come superare le sofferenze? Allora, in maniera molto semplice, lo yoga ci dice come fare a superare quelle che sono le origini della nostra sofferenza in una modalità veramente facilissima e semplicissima da comprendere. Ci dice che bisogna agire, e bisogna agire con tre anime, diciamo. Ci sono tre settori nelle quali bisogna indirizzare la nostra volontà e cominciare a compiere delle azioni precise. Questa cosa è molto in linea, tra l'altro, con tante visioni di autoaiuto, di psicologia moderna, di life coaching, che è quella frase che dice che l'ispirazione, la motivazione e l'azione sono un ciclo che devono compiersi insieme per far sì che le persone escano da un loro stato di intorpimento e vadano verso il successo, la realizzazione di sé. Ecco, come al solito, tutte queste teorie non sono così nuove, perché la filosofia dello yoga ce le dice già da un sacco di tempo, le dice con dei nomi diversi però. E le tre anime di cui vi parlavo sono Tapas, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. In sanscrito. Ora vi descrivo brevemente queste tre, non voglio raccontarvi troppo però. Allora, tapas, all'interno di tapas ci sono tutte quelle attività, tutte quelle azioni e pratiche che portano a purificarci e di conseguenza portano a equilibrare tutte le nostre tensioni interne, energetiche, e all'interno di questi tipi di pratiche abbiamo yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara e un sacco di altre pratiche. Perciò quando fate asana sappiate che voi siete dentro a tapas, siete dentro a quella azione che serve per togliere le vostre tossine in un qualche modo, fisiche, mentali, emotive e via dicendo. La seconda anima sulla quale è importante agire è Svadhyaya. Svadhyaya è tradotto in tanti termini, sempre uno di questi che mi piace molto e che trovo molto utile è studio di sé. Perciò è importante affiancare il lavoro di tapas con uno studio personale. E lo studio personale significa indagare su noi stessi, e questa cosa la si può fare solo quando si è in relazione con un maestro o con una persona con la quale sto facendo un processo di crescita, ad esempio in ambito terapeutico, con un counselor, con un life coach, con, perché no, un maestro. E questo significa che non si può imparare yoga da soli, perché lo yoga appunto è vasto, no? E non potete nemmeno impararlo semplicemente da un canale come YouTube. Dovete entrare in relazione, perché l'insegnante è quella persona con un po' più di esperienza, capace di vedere certe cose e capace di tradurvi e di aiutarvi a capire qual è la situazione nella quale state vivendo, come superare le difficoltà e in qualche modo anche come codificare i vari segnali. È quella persona che vi aiuta a sviluppare le risorse. Non vi dà le risposte di cosa fare nella vita, ma vi aiuta a trovare le vostre risposte. E per questo è molto in linea con un approccio da counseling. E dentro queste tecniche, oltre alla relazione, perciò tecniche dialogiche, no? Di scambio con un'altra persona, ci sono sempre yama e niyama.
L'ultima parte, Ishvara Pranidhana, è quella alla quale, se siamo allergici a Svadhyaya, a questa di solito siamo ancora più allergici. Ishvara Pranidhana è tendenzialmente l'abbandono verso quello che non possiamo controllare, il riconoscere che c'è una forza che va al di là di noi e che in un qualche modo ci mantiene tutti quanti in vita. E essere capaci e agire con Ishvara Pranidhana significa essere leggeri in se stessi e avere fiducia che quello che accade non accade perché andrà tutto bene, ma accade perché ha un senso. E allora noi possiamo affidarci e fidarci in questa idea che c'è qualcosa di più grande di noi, no? Che mantiene la vita, no? Che continua a progredire, continua ad andare verso quella che è il senso della vita. Chiaramente all'interno di Ishvara Pranidhana c'è coltivare la fede, coltivare l'aspetto spirituale di noi. E questo, di nuovo, come già vi dissi un tempo, non ha niente a che fare con la religione, o almeno molto poco, e ha più a che fare con una vita spirituale dentro noi stessi. Non voglio andare troppo nel dettaglio rispetto a questo, lo farò in un video nel quale parlerò di ognuno di queste anime in maniera più dettagliata, ma sappiate una cosa, sappiate che lo yoga, per poter produrre la sua azione di cambiamento, ha bisogno di tutte e tre. Non è sufficiente praticarne soltanto una, non è sufficiente essere soltanto in relazione con un terapeuta, ad esempio, con un maestro, ma bisogna anche metterci una parte di azione di tapas. E allo stesso modo bisogna mettere di fianco una parte di azione in un campo spirituale. Perciò non ha senso non farle, perché tutte e tre collimano e vanno a lavorare su quella che è la nostra presenza in questo mondo e di conseguenza la nostra capacità di realizzarci. Se non ne facciamo una, in un qualche modo avremo un cammino zoppo. Avremo un cammino che non ci permette di riconoscere quali sono gli step e come anche attivare certe soluzioni, no? Perché magari una soluzione arriva da un'altra parte, deve essere coeso, esattamente olistico come siamo noi, no? Siamo fatti di corpo, siamo fatti di mente, siamo fatti di spirito. E queste tre parti, queste tre anime, devono lavorare insieme. E la cosa meravigliosa è che ci sono un sacco di allenamenti e di modi per farli. C'è un'altra riflessione che possiamo fare. Le due parti delle quali di solito abbiamo più diffidenza, soprattutto se ci avviciniamo da uno yoga fisico, esclusivamente fisico, e se ancora lo chiamiamo yoga questo, è proprio quella di Svadhyaya e di Ishvara Pranidhana, perciò lo studio di sé è la parte di abbandono, di riconoscimento di qualcosa oltre al controllo. Ecco, non è un caso che noi siamo allergici a questi due aspetti, e non è un caso anche se magari proviamo una certa difficoltà o diffidenza nell'andarci contro, ma vi assicuro che l'unica strada da poter compiere per avere successo, per riuscire a diminuire fino a rendere assolutamente addormentati, perciò innocue, le nostre sofferenze, è lavorare sui tre aspetti. Non si può lavorare su uno senza lavorare sull'altro, perché magari risolvo il problema da una parte, ma questo rispunta in maniera compensativa da un'altra. E allora avere invece un quadro chiaro, no? Un quadro che lavora su tutte le nostre parti è essenziale. E questa cosa che risolve, no, le sofferenze, perciò questa azione si chiama proprio Kriya Yoga, lo yoga dell'azione, lo yoga dell'agire. Ed è fatto da tapas, svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Bene, mi auguro che questo video vi sia piaciuto e vi aiuti o a farvi venire dei dubbi rispetto alla vostra pratica o magari a farvi avere delle conferme rispetto a quello che state già facendo. Se avete domande, dubbi, chiarimenti, scrivetemi e sarò felicissimo di potervi rispondere. E buon inizio anno di pratica a tutti quanti. Buona ricerca.